Che dici, facciamo un tema? Oppure facciamo un tema? E pranziamo in mensa con Vincenzo? Oppure in mensa con Vincenzo? Oppure ancora in mensa con Vincenzo? Dopo lo scoglio della scorsa settimana, ora è tutta in discesa. Le regole sono molto più semplici e hanno pochissime eccezioni. Inoltre parleremo ancora di S sorda e di S sonora. Non perderti nemmeno un video iscrivendoti al canale e attivando la campanellina. Ogni settimana, il giovedì alle 15, esce un video sulla dizione italiana dove potrai scoprire un sacco di regole e imparare a limitare la cadenza locale. Sto solo io, so che ci sei. Che si cacciare, compagni tuoi, hai capito, in miseria? Te dà fastidio sto coro? No, ce lo dite! Caputtana troia, con la barca. Tempo accurato. Parli milanese. Eh? Che sei infiltrato? No. Sei una spia, sei? No. No. Come ti dicevo poco fa, la strada è ormai in discesa e cominciano ad esserci dei collegamenti anche con regole che abbiamo visto nelle pillole precedenti, per esempio quella sui nomi di persona. Cerca di prestare attenzione al tuo modo di parlare ed evita di far passare per giuste aberrazioni che giuste non lo sono per niente. Altrimenti rischi di passare come Brad Pitt nel ruolo dello zingaro in The Snatch. Bravo, i coni! Ti piacciono i coni? I coni? Che cosa? I coni! I coni! Ti piacciono i coni? Ah, i cani! Certo, mi piacciono i coni. Film assolutamente da vedere, con un grande cast, ma torniamo a noi. Oggi andremo a vedere le parole che terminano in ema, le parole che terminano in ens e le parole che terminano in ens. Nulla di particolarmente complicato, come ti dicevo prima. Quindi iniziamo dalle parole che terminano in ema. Le parole che terminano in ema richiedono la pronuncia aperta. Ecco qualche esempio. Si dice tema, problema, sistema, anatema, schema, suprema e così via. A questa regola c'è soltanto un'eccezione, ossia tema, nel senso di timore, che ovviamente si porta dietro il maschile. Io non ti temo. Anche le parole che terminano con ens più una qualsiasi vocale richiedono una pronuncia aperta. Parole che terminano in ens sono ad esempio mensa, forense, circense, denso, penso e così via. Questa regola non ha alcuna eccezione. Quando trovi una parola terminante in ens più una qualsiasi vocale, non stare a farti dubbi. Va pronunciata, certamente, aperta. Ne sei sicuro, vero? Certo che sono sicuro. Chiedo. Vedrai che qualcuno mi smentisce immediatamente. Vediamo ora le parole che terminano in ENZ più una vocale finale. Anche in questo caso la E va pronunciata aperta. Quindi avremo Enzo, Vincenzo, Lorenzo, Senza, Lenza e così via. Se provi a ricordare nella pillola sui nomi che abbiamo visto qualche settimana fa, c'erano parecchi nomi che terminavano in ENZ. Anche questa regola non ha alcuna eccezione. Tant'è che per non rendere troppo semplice questa pillola, quasi quasi ti regalo un'altra regola. Che faccio? Regalo? Regala, regala. Regaliamo. You know what to do. The clean slate protocol, sir? Screwed, it's Christmas. Yes, yes. Dunque, è solo un pochino più complicata, un po' più seria, ma non molto. Sì, ma niente di serio. Oltretutto, anche qui, in passato, ne abbiamo incontrate già parecchie. Qual è la regola? Le parole terminanti in ENT richiedono generalmente la pronuncia aperta. Quindi si dirà furente, contento, lento, vento, cento. Ma attenzione, se davanti alla ENT c'è la M e quindi diventa ment, a quel punto va tutto chiuso, con l'eccezione di fremente, demente e clemente e delle coniugazioni del verbo mentire. Io mento, tu menti, egli mente. Lo abbiamo già incontrato qui, ricordi? La mente non mente, dove per mente si intende il cervello e non mente si intende il verbo mentire. Altre eccezioni sono i numeri 20, 30 e anche dentro, centro, entro, anche se in realtà qui c'è una R tra la particella ENT e la vocale finale. Ecco qualche frase da me, modestamente composta, sulle regole di oggi. Che genio.
denso era l'odore di incenso nella mensa dell'immenso tendone circense. Il tema non aveva uno schema, il che rappresentava un problema. Con un anatema trovai la regola suprema. Se la suprema Vincenza andasse senza lenza, a pesca, anche lei si accorgerebbe quanto è difficile tornare indietro con dei pesci. Sei proprio un demente. Fremente attendevi il vento clemente, ma a stento ti accorgevi che 20 venti, anzi 100 zefiri, ti passavano. E che cacchio ho scritto? Io ho scritto sta roba. Sei proprio un demente, fremente, attendevi il vento clemente, ma a stento ti accorgevi che 20 venti, anzi 100 zefiri, ti passavano lenti. Sei proprio un demente, fremente. Attendevi il vento clemente, ma a stento ti accorgevi che 20 venti, anzi 100 zefiri, ti passavano lenti di fronte. Torna dentro. Entro sera tornerà Enzo. Fatti almeno trovare con una faccia contenta. Passiamo infine a vedere le S sorde, o aspre, come si diceva in passato, e le S sonore. Nei prefissi dis, che fanno assumere alla parola a cui si accompagnano significato contrario, la S andrebbe pronunciata sorda. Si direbbe infatti dissolvere, disfacimento, districare, discarico, discredito, disfare, disdire. Tuttavia sarebbe corretto pronunciare con la S sonora queste parole che pure hanno la particella dis. Sono disagevole, disonore, disamorare, disappunto, disimpegnare. Ce ne sarebbero altre, ma ci fermiamo qui. Sulla S non ho più nulla da dire. Come avete notato, ho usato il condizionale, nel senso che queste regole della S sorda e della S sonora ormai non si utilizzano più. Ho messo questa parte nel video perché ad alcuni interessava come andava pronunciata questa S. La prossima settimana invece andremo a vedere la Z sorda e la Z sonora. Lì invece ci sono alcune parole che è meglio non sbagliare. Ma ora, finalmente... Prego. Benvenuta in mia casa. Ecco le frasi che alcuni di voi mi hanno mandato dopo la pillola della scorsa settimana. In un biennio le renne passarono dalla Finlandia al lago Trasimeno. Lì trovarono Salimbene da Parma, intento a elucubrazioni su seni e coseni. Di tangenti non ne voleva sentire parlare. Almeno fu gentile con loro. Il luogo era ameno, anzi era ameno. Perlomeno le renne pensavano così. E il cielo era sereno, a parte un baleno sopra la casa di Zeno. Breve storia triste. Occhio, eh? Io, ragazzi, voglio il nome del vostro pusher perché deve essere uno forte forte. In un biennio mi accorsi che mio marito, sposato ormai da un decennio, non era norreno, e neppure romeno, bensì madrileno. Sembra neve perenne, invece è terreno fertile. Ne approfitto per indicarti la pronuncia di tre parole non comprese in nessuna regola, ma che mi sono venute in mente leggendo le frasi. Sono sempre, sembra e semplice. Sempre ha la E aperta, sembra e semplice invece portano la E chiusa. Grazie per i vostri pensieri. A onor del vero, uno di questi ho dovuto metterci mano io, perché quella che mi ha mandato la domanda aveva mandato più che altro parole sparse. Spero tu sia contenta del risultato. Aspetto le tue frasi con le regole di oggi da mettere nella prossima pillola. Riepiloghiamo velocemente le regole che abbiamo visto. Terminanti in ema come problema. Terminanti in ens come denso. Terminanti in ens come senza. E terminanti in ent come contento. Mettici anche qualche eccezione nelle frasi, tipo dentro, temo, eccetera, eccetera. E poi prova a leggerle ad alta voce. Così ti abitui a sentire la tua voce come pronuncia le E chiuse e le E aperte. Ti assicuro che imparare le regole componendo le frasi diventa molto, molto più semplice. Puoi postare i tuoi pensieri come commento al video o su qualsiasi altro mio profilo social. Se sei un temerario, prova a registrare un audio e a mandarmelo. Lo metto nel prossimo video.
Ricorda che avere consapevolezza del tuo modo di parlare è importante per riuscire a comunicare molto più efficacemente. Now there is a problem with pikies or gypsies. What are you doing, Potter? Get out the way back. You can't really understand much of what is being said. You tell me. Come back to Cadron. Mr. O'Neill. Fuck man. Tell me, Mickey. It's not Irish. It's not English. How are you? Fair, what if my kindness for the horses, you know? It's just, well, it's just pikey. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a curiosare gli altri video sul canale e soprattutto ad iscriverti. E la rifacciamo da capo perché faceva schifo. Cut! Ma sì, facciamo un cut. Facciamo un cut.